Oggi prepareremo le sise delle monache, uno dei dolci della tradizione dolciaria abruzzese, tra i più apprezzati e anche complessi. 12 albumi, 12 tuorli, 300 g di zucchero semolato, 200 g di farina setacciata, 100 g di fecola di patate setacciata, crema pasticcera e zucchero a velo quanto basta. Montare a neve gli albumi con 200 g di zucchero. Il composto deve essere ben fermo. Montare quindi i tuorli con 100 g di zucchero. Unire i due composti amalgamando molto lentamente con un frustino dal basso verso l'alto in modo che lo smonti. Infine aggiungere la farina setacciata e la fecola di patate. Il composto che ne risulta è morbido. Trasferirlo in una sacca à poche con borchetta liscia e su una teglia con l'ausilio di una sacca poche per l'appunto creare con il composto una serie di tre piramidi vicine fra loro. Cuocere per 10-15 minuti a 210 gradi con forno statico e a 200 gradi con forno ventilato. Lasciare raffreddare, tagliare la parte superiore, farcire con la crema pasticcera e ricoprire con una buona e abbondante spolverata di zucchero a velo. Questo dolce, divenuto simbolo della cittadina di Guardia Grele in provincia di Chieti, fu nel 1884 Giuseppe Palmerio. Mandato dal padre a Napoli per imparare la nobile arte della pasticceria, Palmerio ne tornò carico di esperienza. Da questa esperienza e dalla sua fantasia nacque questo dolce semplice e raffinato.